sulle quattro province, non sembra? Questo è il corno di Bassetto, che non è altro che il padre dell'odierno clarinetto basso, logicamente intonato con la frequenza dell'epoca della fondamentale a 4,30, che adesso ci si rincorre nel sale queste coriste. E all'epoca, epoca di Mozart, e così anche 1850, così questo strumento, Mozart e altri compositori hanno scritto tantissimo per questo strumento. Esistono dei concerti per tre corni di bassetto, per esempio, e soprano, la voce di una donna, no? Mm-hmm. Non sono tanto erudito musicalmente. Ed è uno strumento, sentirlo, bellissimo. Ha 11 chiavi, questo cassetto non è altro che tre passaggi, se no sarebbe più lungo, ed è un clarino vero e proprio, un clarinetto vero e proprio. Ed è uno strumento, tra l'altro, è molto dolce, bello, più bello del clarinetto di Arno come suono. Questo è di mia costruzione. Questo invece è un clarinetto in si bemolle, costruito nel 1970 da Stoss, Francoforte, che me l'hanno prestato, e ha una particolarità, è un po' più moderno dell'epoca di Mozart, appena dopo, infatti ha un po' più chiavi, sempre il sistema Müller, perché il sistema Müller è quello dove si utilizzano ancora delle forcelle per fare note, e lo strumento è più difficile, è più scomodo di quello odierno del sistema Böhm, ma è anche più caldo, è più bello suonare quel modo lì. I Berliner in Germania lo usano ancora questo sistema. E questo è il foro alle mani, un rialzo nel foro per arrivare meglio con le dita e per l'intonazione, perché così il legno è più spesso e quindi cala di più, perché facendo un passaggio più vicino magari ti toccava fare un foro piccolissimo per arrivarci con le dita invece di fare una chiave. Allora, comunque si chiama foro alle mani, è una particolarità che tu all'epoca si faceva, non nel 1970, nel 1750-1800. Questo è il clarino barocco ed è appena arrivato dopo il Salomon. Il Salomon sono clarinetti inventati in Francia alto medievo, beh niente, nel 500, 600 così, e non aveva una campana, qua comincia ad esserci la campana e dei doppi fori, poi c'era anche, per non fare le forcelle, perché in basso le forcelle sono più difficili da intonare, da ottenere, e allora si può cambiare anche un pezzo per avere delle altre note. Ed è il clarino barocco e ottavizzava già con la portavoce a due ottave più, perché poi ha anche due note in più con due chiavi. Questo è il tipico clarinetto epoca di Mozart. Cominciava sistema Müller, sempre cominciava a inserire anche delle chiavi per il meglio, per avere delle note in più, mezza nota, due note, due note in più e il solito portavoce per organizzare. Questo non è un corno di bassetto, ma è un clarino di bassetto. Mozart per questo strumento ha scritto solo, esistono solo due concerti che qualcuno esegue ancora il giorno d'oggi, è utilizzato, ma c'è poco scritto per questo strumento. Ed è un simile del corno di bassetto, però è in là invece che in fa, e esiste anche un corno di bassetto fatto così, in fa, come quello che abbiamo visto prima. E è un clarino, un disegnare con tutti i cromatismi dell'epoca, appunto, quell'epoca lì di Mozart, così. Questo è un altro clarino di bassetto, che non ha più questa palla, ma ha la campana, ma non. Questa palla era fatta per ottenere le note gravi un po' più cupe, un po' più. Questo però era probabilmente utilizzato per andare a cavallo, per
perché essendo uno strumento molto lungo dava fastidio, allora con lo stracolo lo mettevano sotto braccio così e si suonava così, è piegato a caldo. Beh. E ha la stessa tonalità dell'altro in là. Beh. Aspettalo, vai. Ecco, questo è la famiglia degli Solomo, come ho detto prima, inventati in Francia nell'epoca del 500-600, sono più o meno. Questa è la famiglia, ma anche il sopranino in Fa, che è ancora più corto di questo. Questo è il Do, è il soprano. Questo è il contralto, il Fa. Però una particolarità, questi ottavizzavano già, perché Denner, che era un costruttore famosissimo, si trova in tutti i musei, tutti ne parlano di costruttori antichi, si parla sempre di Denner. È stato quello che ha scoperto, volendo applicare due chiavi in più per fare due note in più, ha scoperto che questa, tenendolo aperta e chiudendo lo strumento e ricominciando a suonare, ottavizzava. E da lì, e poi è nato anche il clarino odierno con il suo ottavizzare, per modo di dire, perché il clarino, a differenza degli oboi, non ottavizza ma va su di una quinta. E loro con le chiavi poi si riprendono tutte le note che mancano per fare la seconda ottava. Ecco, adesso ottavizzo, apro la chiave. Bene. Questo strumento, questo è di Susino, questo è di Bosso. Questo invece è il più basso dei dritti in Do. Ha sempre lo stesso funzionamento ed è di mandorlo, che è un legno favoloso. Questo invece fa sempre parte della famiglia degli Solomo e fagotti forme, è fatto fagotti, infatti il suono entra in questo tubo e nel tubo di legno, poi gira e esce da queste campane. Ed è estremamente basso per un clarino così corto. Questo è un altro Solomo fatto in quel modo lì, che non so se esisteva, è fatto come questo, però suona uguale a questo qua, in Do. È la stessa cosa che ho fatto io. Anche questi li ho fatti io, ma questo praticamente l'ho inventato. Questo invece è, anni fa, volendo fare per il gruppo, avere un suono più basso, non sempre il bifido acuto, sempre più per non stancare troppo, volevo un suono un po' più basso, mi sono fatto un clarinetto, è un incrocio tra bifido e clarino, se si può dire incrocio, ma alla diteggiatura del bifido, ma è un clarinetto, è il sol. Infatti è ottavizzi, quindi una quinta, ma a me non interessava questo, e poi un mio amico se ne è fatto fare uno, ma mi ha fatto mettere le famose due chiavi, che quindi praticamente è diventato un clarino completo. Io lo chiamo un clarino in sol per l'ottava bassa, ma i clarinettisti sono abituati a dire la tonalità dello strumento è dell'ottava alta, quindi per loro è un clarinetto in re. Infatti a volte mi confondo, ma in re, che ottava è, gli dico? Che noi con gli oboi così si dice l'ottava della scala, loro parlano sempre dell'ottava alta, cioè della chiesa. Carinetto detto piccolo, carinetto in là, il sestino.
erano per i netti da banda, quasi quasi che se, o per ragazzi o per un agricolo come me non ci stanno neanche quasi sulle dita, no? E sono ormai rarissimi perché si usavano le bande, non lo uso più neanche nelle bande forse, quando le bande erano talmente tante, complete, avevano anche questi clarini, appunto, e quest'altro invece è il quartino, anche i vecchi parlavano, quello lì suona il quartino nella banda, no? Che è un clarinetto in mi bemolle, prima metà dell'Ottocento circa come fattura, di legno di ebono chiaro, probabilmente è la parte esteriore del tronco dell'ebono. Invece questo, perché un tubo, se sei capace, lo fai suonare, puoi farci uno strumento. Certo, se è un cilindro diventa un clarinetto, perché il cilindro è sempre un clarinetto. Poi ci sono delle cose strane inventate dall'uomo, ma invece l'obo è un cono. Allora, un clarinetto, difatti, come vedremo poi, i più antichi clarinetti li vedremo poi. Questo l'ho fatto io, di canna, con una canna, ho fatto la curvatura, che è l'impalcatura per mettere l'ancia dove l'ancia possa vibrare, il difficile è quello lì, poi fare i fori, intonarli. Ho fatto un portavoce di canna, per non essere troppo moderno, è un robo curioso che però suona benissimo come un clarinetto. E ottavizza pure. Questo è un Mehmet egiziano, pare dei documenti, piramidi, geroglifici, vasi, che sia esistito 2300 anni avanti Cristo, già questo strumento. Si può intonare più di un'ancia semplice, non come quella che ma ricavata dalla canna, così come i bordoni della cornamusa, intonarlo poi lo strumento è più difficile. E allora gli orientali fanno una scala modale, quindi non ne frega niente di temperare la scala come abbiamo bisogno noi, che forse è più naturale quella loro che della nostra, però si può anche intonare con delle forcelle o con un po' di pazienza. Ho fatto addirittura un valzer moderno. Questo non è altro che l'ancia di scorta, pezzo di canna spaccato che crea la linguetta e poi suona. Lo stesso principio lo usano queste che sono le lune d'Assarde. Queste sono trovate documenti nei geroglifici delle piramidi, sono parenti anche dell'Aulus greco, roba all'epoca dei faraoni, così già esistevano. Si suonano ancora, sono vive in Sardegna, nei momenti di folklore, così, sono difficili da suonare, non per hanno. Suonano in contrappunto con due, una mano una canna, nell'altra mano l'altra canna, in più c'è il bordone, il basso, il pedale, la nota di pedale. E il difficile è che suonano come una cornamusa, cioè col fiato continuo, come avere una sacca. Loro fanno il fiato continuo con la bocca, un magazzino, e intanto riescono a respirare e tenere. È una cosa un po' difficile in psicologia, cioè bisogna imparare. Quando uno ha imparato, poi lo sa fare. Penso che anche al conservatorio qualche oboista impari anche loro a fare respirazione circolare. Comunque è difficile per quello. C'è anche il bordone, adesso ne suono solo due. Anche il bordone. Se metti in bocca tutte e tre così, riferisco la lancia intagliata dal sotto per non ferirsi. Per non rompere, per non ferirsi, allora la intagliano da sotto. Poi la intonano, se non è pesante, se ti metti un po' di cera, si appesantisce e cala di tonalità. Hanno la possibilità anche di tirarla via per farla crescere, no? Perché se la lancia e basta, non sai mai se è proprio giusto o no. Questo è la figurazione su un vaso antico di questi tipi di strumenti. Mm-hmm. Sì. Questo è sempre questo principio qua, ma essendo difficile intonare una canna
con un ancio da bordone e con praticamente un bordone. Per intonarla bene dovresti comunque fare dei passaggi larghissimi per farci tante note e le dita non ci arrivano più. E loro hanno detto perché non lo pieghi in due come un fagotto, però dopo la mano destra dovrebbe suonare al rovescio. E allora io mi sono fatto un meccanismo, pensandoci la notte, per poter suonare come se fosse un flauto. È uno strumento strano, uno suono strano, è un mio divertimento. Aspetta, vai. Come dicevo prima, questo dovrebbe essere un clarinetto, perché è un cilindro. Però è un cilindro piccolissimo. Quando il foro è stretto, lo strumento dovrebbe calare, quindi hai la possibilità anche di alzarti con le misure dei fori, ma questo è un principio diverso. Però ha un'ancia enorme e doppia come gli oboi. E da soffiare è duro, perché è un cilindro piccolo ed è uno strumento barocco. Anche Praetorius ha descritto questo strumento, che diceva che era bellissimo suonato con i flauti insieme, in coppia con i flauti dolci. Probabilmente insieme ai flauti dolci è bellissimo e sa un sapore un po' di musica antica. Si chiama cromorno. Naturalmente c'è tutta la famiglia di questi strumenti, più lunghi, uno un po' più corto di questo, non ho avuto il tempo di farli tutti. È piegato a caldo, non serve per il suono, un'estetica barocca di allora, cioè non se fosse dritto è uguale, è un po' scampanato qua per dare una, che non serve a niente, è solo un'estetica, perché fino a qua arriva un tubicino di 5 mm e mezzo. Questi sono i flauti dolci o flauti bello. Esistevano flauti barocchi perché avevano l'etichettatura, per esempio il fa, dove mi fa piacere fare la forcella. Poi c'è l'etichettatura tedesca che è aperta come il nostro pifero. Ma a parte questo, i flauti erano suonati nelle orchestre classiche prima. Esistono ancora orchestre di flauti che a tutti insieme, con una moltitudine di flauti, sembrano un organo da chiesa. Cioè sono dei flauti addirittura più alti di un uomo, che per suonarla ci mettono un tubo di metallo per riuscire a soffiarci dentro e suonano così, più alti di un fagotto addirittura. Questo comunque è un flauto ecco, tenore in do, e che poi quando si allunga bisogna, il dito non c'è proprio, bisogna spostare il foro per la diteggiatura, qua c'è il doppio foro, perché i flauti fanno bene le forcelle qua in fondo, no? Allora, questa è una chiave che non serve perché solo perché non ci arrivi il dito. Questo è il contralto in fa. Questo è il flauto, come chiamo io,
sembra una roba che ho inventato, è un flauto blues, perché è praticamente un flauto in do, ma chiudendo tutte le dita, non è un do, ma un si, una mezza nota, cioè che si chiama sensibile. E questo funzionamento ce l'hanno le quattro muse. Allora uno che suona la musa, questo è il do proprio come la musa, quindi ci può allenare in casa senza doverci spolmonare e disturbare i vicini. Senti la mezza nota. Beh. Questo non so la pronuncia esatta, si chiama whistle, una roba del genere in inglese. Di solito lo usano molto i gruppi di musica folk, in Italia, all'estero usano questo. Gli manca il foro per il pollice, perché è un po' come il colibè francese da tre fori, poi ne parleremo. E ottavizze, quindi con le ottave, con gli armonici riescono a fare tante note. Lo stesso, io non sono capace di suonarlo, ma io l'ho fatto in legno perché il suono è un po' più caldo, un po' più bello. Invece questo, consegnavo Cusci Velo sul Glot. Non so se quella spina che fermava la ruota nella sale del carro dei buoi, lo chiamavo sui veli, sui roti, era fatto così, se è quello là che ha preso il nome da questo, o questo che ha preso il nome da quello là, ma sui veli o sui fel, forse magari è quello là che ha preso da questo. Comunque è fatto più o meno, era fatto così anche là, allora avevo un anello qua, ma poi era una roba del genere più o meno. Questo è l'altro pastorale che si costruiva di noi e serviva per allenarsi per i pifferai in casa, sempre per la solita ragione, per non spolmonarsi e per non disturbare e poi per imparare a ripetere sempre il solito pezzettino di suonata, poi col pifero ti stanchi, allora è la stessa tonalità insomma, con la tonica sola. Al baguette bergamasco in si bemolle. Sono riuscito con lo stesso taglio dell'altro, perché lo potevo fare più lungo, ma poi non si sente tanto. No? E allora sono riuscito a fare quasi con lo stesso taglio, con la sensibile la e poi si bemolle. Si bemolle con gli strumenti, con il muso di flauti è una tonalità che rende in un modo particolare. Le tonalità da ignorante ho capito, le tonalità sono come i colori dei pittori, hanno una loro particolarità. Questo è un altro flauto per piva, per allenarsi per la cornamusa che ha il fa diesis. È uguale all'altro in sol, solo che invece di chiudere tutto fare sol fa diesis, sol do. Si possono classificare anche le cose degli zufoli, ma anche i flauti sono degli zufoli. Di solito si chiama zufolo il flauto più piccolo. Ecco. Anticamente c'era, cambiando un po' di discorso, c'era anche il flageoletto, un altro. Aveva un taglio dello zeppo diverso, c'era da soffiare molto, ma rendeva bene le bande perché era potentissimo. Non l'ho ancora fatto, lo farò. Ecco. Questo è uguale a quello là per le pire. Però ho fatto il doppio foro, fa diesi e anche fa. Poi si può fare, questo ho fatto con il foro sotto per il si bemolle, così viene meglio. Farò sotto qui. Questa invece è una mia, ho trovato
dopo varie prove le posizioni è un flauto in mi bemolle, non esiste, cioè, non si fa. Io l'ho fatto perché se vai a mangiare una fetta di salame con un amico che qualcuno che suona un sacco, che fa del lisio, e si trovano e suonano con degli strumenti in mi bemolle, con piccolo, così mi trovo un po' male, devo fare delle forcelle, cioè, poi non ci sta tutto da suonare. E allora mi sono fatto un flauto in mi bemolle, così partecipo anche io a volte. Questa è un'ocarina che non l'ho fatta io, ma viene da Budrio, che è un paese dell'Emilia, dove si costruivano le ocarine, qualcuno le costruisce ancora adesso. C'erano delle orchestre che andavano persino in teatro a Mosca a suonare, facevano delle bande di ocarine, e l'ocarina anche qualcuno lunga un metro, bassissima, all'acuto, piccolissima, e avevo delle orchestre addirittura di ocarine. Ed è uno strumento popolare, si chiama flauto globulare, infatti è chiuso il suono che sei sotto da questo buco e quindi risuona in tutta la sua casa di terracotta e sente che è tondo. Questa, per presentarvi questo flautino a tre fori, praticamente è lo stesso principio del galibè francese, ma un flauto sovracuto però questo, che gli studiosi, gli organologi non pensavano che esistesse. Questo si costruiva, adesso si sa che si costruiva in Valimagno verso Bergamo, ma probabilmente li facevano anche da noi, perché c'erano anche da noi, o venivano qua i venditori o li facevano anche qua. C'erano anche quando ero bambino. Erano vermiciati di rosso fucsia, immergendo nella tinta degli stracci, dei panni, insomma. E li vendevano per pochi centesimi per i bambini. Questo qua, Giuseppe Picchi, nato a Pecorara, che era la provincia, era Bobbio, perché era regno di Sardegna, chiamato anche il pastore sardo all'estero. Era diventato talmente famoso, lui cercando la carità, diciamo, per il periferia di Milano, suo fratello che suonava la chitarra, si diventò un impresario, e l'ho lanciato in pittura, trattato come un fenomeno da baraccone, comunque un fenomeno irripetibile come bravura, pare che non mangiasse, perché anche quando era bambino, per continuare a suonare, pare che raggiungesse addirittura tre ottave con i cromatismi pieni, con questa roba qua, perché c'è una tesitura speciale, sfruttando gli armonici, poi andare in su. Poi facevo adesso questo, funziona un po' meglio. Questo l'hanno fatto fare, è bello, per insegnare alle scuole, sull'esempio di quest'uomo qua. I bambini pare che imparino anche abbastanza la svelta qualche piccolo suonato, non certo in quel modo lì. E questo, poi tappando il buco davanti, si comporta come un'ocarina, fa la nota bassa con la mezza nota. E che dà anche quel stile proprio soprattutto. Questo è il manifesto del primo spettacolo che ha fatto a Piacenza nel 17 marzo 1855, secolo della nascita. E qua c'era scritto, poi più su di lui bisognerebbe scrivere, l'hanno già scritto un mezzo libro, ma Castello Sforzesco, come nei musei, dappertutto, c'è un flauto a Bologna che lui l'aveva donato al municipio di Bologna. E comunque una parola che c'è, il genio sovrano del misero cieco di Bobbio, il piccolo. Un'altra curiosità, in Inghilterra si erano messi a costruire, pare che li facciano ancora, su questo modello, il picco pipes, cioè il tubo del picco.